Siamo con Paolo Guccioni, che è rappresentante di diverse associazioni di quartiere e importante esponente del Confcommercio. Siamo alla festa di Via Paolo Sarpi, un centro molto attivo nella vita commerciale e sociale della città. Dobbiamo dire che in questi giorni ci sono degli allarmi per quanto riguarda i commercianti, soprattutto per le ipotesi sull'area C. E infatti siamo piuttosto preoccupati, perché da quello che si dice, e speriamo che non sia vero, sembra che venga inasprita in maniera molto forte quelle che sono le limitazioni. Ad esempio, le auto Euro 4 non dovrebbero più poter entrare addirittura. Già ci stanno massacrando con tasse, multe e tutto quello che è possibile. Poi ci mancherebbe anche che un amico che vuole venirci a trovare e che noi che abitiamo nella zona centro, quella dell'area C, non può neppure entrare, deve prendere i mezzi, e a certi orari, se si finisce a, non so, di stare in casa a divertirsi fino alle 2 di notte, cosa fa? Se ne torna a piedi per andare poi a Pavia. È una cosa assurda. Cioè, bisognerebbe che coloro che vogliono legiferare su Milano cerchino di capire quali sono tutte le angolazioni e i risvolti dei problemi che poi vanno a creare ai cittadini. Noi cittadini diciamo basta, cercate anzi di aprire di più Milano, non chiuderla, perché Milano ha bisogno di essere viva sempre di più, e specialmente anche di notte. Da questo contrasta un po' con quelli che sono gli annunci anche della Giunta Sala, dello stesso sindaco, di voler aprire Milano, di volerla modernizzare. Insomma, come giudica l'operato di questa giunta? Ma io mi sono accorto di una cosa: promesse, 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 poi invece mantenerle come sempre, perché devo dire che purtroppo non è soltanto Sala a non mantenerle. Ad esempio, noi che siamo dei comitati cittadini, io sono responsabile, ho fatto la sicurezza di 70 comitati milanesi, quando si trattava di andare a votare abbiamo avuto le visite di Sala e di tutti i suoi amici, eccetera, quasi quotidiane, che venivano a chiedere il nostro voto promettendoci che saremmo stati ascoltati, eccetera. Recentemente ho avuto un incontro con un assessore il quale praticamente ci ha sbattuto le porte in faccia. Di questo naturalmente ce ne ricorderemo, non soltanto per le prossime elezioni, ma anche adesso, perché non è bello promettere e non mantenere. Per cui io invito Sala a richiamare anche i suoi assessori a mantenere le promesse che sono state fatte, perché sennò, altrimenti, così come li abbiamo messi su, possiamo anche fare in modo che vadano giù.